Ma più che megatrend abbiamo un po' constatato il fatto che ci troviamo di fronte a mercati che, se vogliamo, sono completamente diversi rispetto agli ultimi anni e a cui non eravamo più abituati. Inflazione elevata, tassi di interesse che non sono più in territorio negativo o vicino allo zero, e quindi di fatto di fronte a uno scenario di mercato nuovo e portafogli che di conseguenza dovranno essere tener conto di questo nuovo scenario. E quali sono poi quindi le view sul mercato equity da parte di Exane, BNP Paribas, e come mettere poi a terra per sfruttare questo tipo di ricerca che abbiamo sui sottostanti? Si è tenuta oggi anche una vostra conferenza, ecco, quali sono i vostri obiettivi per quanto riguarda il mondo dei certificati? Sì, allora qui abbiamo un po' presentato quelli che sono le nostre attuali missioni, quelli che sono un po' i trend che andiamo a cavalcare. Sicuramente abbiamo sviluppato la nostra offerta su due binari che in qualche modo convergono: quello di avere un'offerta con un target di rendimento intorno al 10% e al tempo stesso delle spiccate caratteristiche di protezione del capitale. Sappiamo che i certificati hanno spesso la protezione condizionata del capitale, ecco, le caratteristiche che abbiamo voluto dare alla nostra gamma sono quelle di una protezione marcata, la possibilità di rendimenti asimmetrici, quindi poter estrarre questi rendimenti in uno scenario di mercato che è laterale o moderatamente ribassista, e questo sostanzialmente è un po' quello che abbiamo provato a sviluppare in qualità di offerta. Lo facciamo attraverso due tipologie di certificati: quella dei low barrier, che si contraddistinguono per capacità di proteggere il capitale e di offrire rendimento promesso per ribassi delle azioni fino al 60, anche il 70% dei sottostanti, e dall'altra parte, sempre con l'obiettivo di rimanere su un rendimento potenziale dell'annuo del 10%, attraverso i cash collect di tipo airbag, quindi anche qui una caratteristica che va a proteggere il, diciamo, il downside dei sottostanti. Questi sono un po' sicuramente uno quello che il mercato ci chiede, e questo lo dimostra anche i volumi che questa tipologia di strumenti stanno generando, e anche quella che è un po' la visione futura dei mercati, che appunto per motivi di, se vogliamo, di drenaggio della liquidità delle banche centrali, nonché una necessità di rifinanziamento futura dei sottostanti, nonché l'inflazione e tutto il contesto di mercato che abbiamo presentato stamattina, di fatto rende questi strumenti particolarmente adatti dal nostro punto di vista.